Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con le consuete uscite manga da ottobre-novembre 2017, due mesi molto pieni in quanto Lucca Comics è alle porte e quindi gli editori chiaramente buttano tutto sul mercato. E quindi direi di partire subito senza ulteriori indugi da Planet Manga, l'editore che butta giù un po' più di roba chiaramente come al solito. E lo fa con il botto partendo da Platinum End Volume 1, la nuova opera degli autori Tsugumi Oba e Takeshi Obata, già autori di Death Note e Bakuman, che in questa nuova opera narreranno la vita di Mirai, un ragazzo rimasto orfano, che vive miseramente subendo le angherie dei parenti che lo hanno adottato. Un giorno, devastato da tutte queste angherie, decide di togliersi la vita e quindi farla finita, ma un attimo prima della sua morte si imbatte nell'angelo Nas, che intende ridargli la voglia di vivere. Questo sarà in uscita dal 2 novembre nel formato classico da edicola. Per i fan di Masashi Kishimoto e dell'universo di Naruto da lui creato, segnalo una nuova uscita a Boruto, Naruto The Next Generation Volume 1, di Ukyo Kodachi e Mikio Ikemoto, con la collaborazione dell'autore originale appunto Kishimoto, le avventure di Boruto, il figlio di Naruto e Hinata, vuole seguire le orme del padre diventato Hokage, ma che proprio per questo non ha più il tempo di stargli dietro. Il ragazzo si troverà quindi ad allenarsi con Sasuke, in quella che è una stranissima coppia che dovrà farsi trovare pronta per un pericolo imminente. Dal 2 novembre anche questo al costo di 4,50€. Poi avremo il Bleach Official Bootleg, una guida al mondo creato da Taite Kubo, anche lui ospite a Lucca Comics 2017, una vera miniera di informazioni per i fan di Ichigo e compagnia, con in più anche 72 pagine di manga a colori, ad ottobre al costo di 6,90€. Poi Arte Volume 1 di Kei Okubo, una storia ambientata nella Firenze del XVI secolo, dove la giovane di nobili origini arte vuole diventare una pittrice, ma questo si scontrerà purtroppo con il pensiero antichissimo e stupido dell'epoca, che non vede possibile per una donna l'imporsi nel mondo appunto dell'arte. Da ottobre al costo di 5,50€. Poi sarà la volta di disegnare più non posso, la magnifica guida al magnifico mondo di Naoki Urasawa, curata in veste di editor anche dal nostro Dario Moccia, da ottobre al costo di 35€. E sempre dal mondo di Naoki Urasawa avremo anche 20th Century Boys spin-off, che si concentrerà sulla vita dei due mangaka che abbiamo visto proprio nella storia più bella, a mio avviso, di Naoki Urasawa, ovvero 20th Century Boys, denominati Ujiko Ujio, un chiaro omaggio a Doraemon, che combattono la dittatura dell'amico proprio grazie alle loro tavole. Un volume unico in uscita ad ottobre al costo di 7€. Poi avremo l'Attacco dei Giganti Coloring Book, chi più ne ha più ne metta dal mondo dell'Attacco dei Giganti, e questa è una nuova cosa da mettere dentro, per grandi e piccini che vogliono divertirsi a colorare il fantastico mondo creato da Hajime Isayama, da ottobre a 9,90€. E poi l'Attacco dei Giganti The Lost Girl 1 di 2 di Hiroshi Seko e Ryosuke Fuji, un altro spin-off di Attack on Titan, su due dei personaggi femminili più amati della intera saga, ovvero Annie e Mikasa. Dal 9 novembre il primo volume al costo di 4,50€. Poi avremo l'uscita per me più interessante dell'intero discorso qui, ovvero Happiness di Shuzo Oshimi, già autore di Hakunahana, che qui narra la disperata lotta per fermare la discesa nell'oscuro labirinto delle pulsioni, da ottobre a 5,50€. Per gli amanti dello shoujo, segnalo Domestic Girlfriend 1 di Kei Sasuka, già autrice del bel manga GE Good Ending, che qui racconta le vicende di Natsuo, che per cercare di dimenticare la bella Ina decide di partecipare a un incontro di gruppo, una prassi molto comune in Giappone, dove incontra la misteriosa Rui, e questo fa partire le avventure di questo nuovo manga, dal 2 di novembre al 4,50€. Poi a ottobre sarà la volta del primo numero di una miniserie in due volumi, ed è uno degli autori più apprezzati nel mondo dei manga a tema omosessuale, ovvero Il marito di mio fratello di Gengoro Tagame. È la storia di un uomo che, come dice il titolo, ospiterà il marito del defunto fratello, una riflessione sulla ricerca della felicità aiutata dal vivere senza pregiudizi, al costo di 14,90€ a volume. Una riproposta sicuramente molto apprezzata dai fan sarà quella di Fruits Basket di Natsuki Takaya, in uscita dal 2 novembre con la formula del Cut Price, una storia che è un inno all'amicizia, all'amore e all'importanza di non arrendersi mai davanti alle difficoltà che si parano davanti ai propri sogni. Dall'autrice di Maid-sama ad ottobre uscirà Yuki andrà all'inferno, la storia di un legame mistico che unisce sei ragazzi scelti dal destino, tra cui Yuki, una ragazza gentile dall'animo puro. Destinata all'inferno?
al costo di 5,50€. E poi infine per la Planet, Vampire Knight Memories di Matsuhiro sarà un nuovo tassello nella grande saga di Vampire Knight, che uscirà a novembre al costo di 5,50€ e dove verranno svelati gli eventi verificatisi nel corso dei 1000 anni in cui Kaname Kuran ha dormito dentro la sua bara di ghiaccio. Infine le ultime due novità saranno per Star Comics, ovvero un bel cofanetto in uscita per A Silent Voice, proprio grazie all'uscita del film nelle sale italiane, al costo di 29€ contenente tutta l'opera di Yoshitoki Oima, e infine Children of the Whales, che sembra davvero un'uscita interessante. Come uscita interessante sembra anche la serie prodotta da Netflix, che vedrà la luce nel 2018 proprio sulla piattaforma streaming. È la storia di un mondo ricoperto dalla sabbia in cui la maggior parte delle persone vivono in una gigantesca nave che galleggia alla deriva chiamata Balena di Fango. Protagonista è il giovane Shakuro, destinato come tutti a trascorrere l'esistenza in un luogo isolato dal mondo, ma che un giorno incontrerà una ragazza enigmatica che forse farà cambiare le cose. Segnalo per finire un'uscita che non è un manga, non è un comics, ma un libro, che potrebbe però interessare a molti, come sicuramente interessa a me, edito da Eus Edizioni, ovvero Osamu Dezaki, Il richiamo del vento. In un giorno d'estate del 1963, un giovanotto con la passione dei fumetti si presenta a Fujimadai, Tokyo, dove risiede il suo idolo Osamu Tezuka. È lì per un colloquio di lavoro, dopo aver appreso dal giornale che la Mashi Production, lo studio di Tezuka, è alla ricerca di disegnatori. Il giovane si chiama Osamu Dezaki, ha 20 anni, un sorriso stampato sul volto e la sigaretta sempre fra le labbra. Sogna di diventare assistente di Tezuka e creare fumetti insieme a lui. Superato il colloquio, viene però spedito nel reparto animazione dello studio, dove si stava realizzando un cartoon epocale, Astro Boy. E da lì la storia di Osamu Dezaki è, diciamo, abbastanza nota. Sicuramente sarà ancora più nota dopo l'uscita di questo libro, che attendo davvero molto molto molto. Queste erano le novità manga in uscita da ottobre a novembre, quindi anche per Lucca Comics, poi sicuramente verrà annunciato anche qualcos'altro. Fatemi sapere con un commento qui sotto cosa prenderete voi, cosa mi consigliate. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi, lasciate un bel like, come vi chiedo sempre di fare, che è importante, condividetelo e aprite il box informazioni qui sotto. Noi ci vediamo alla prossima e ciao!